Ciao dolci unicorni! Oggi c'è Andrea. No, oggi Andrea non si vede perché sta prendendo una cosa gigantesca e pesantissima. Adesso ve la faccio vedere perché oggi si farà l'albero di Natale. Quindi Andrea, dove sei? Dove Sono sei? qui, sono qui, è pesantissimo. Cioè, è anche partito Siri senza motivo. Ma È perché? pesantissimo, aiuto! Ragazzi, abbiamo un albero di Natale veramente super, mega, iper gigantesco. E quindi adesso lo dobbiamo montare. Dove la posiziono? Dove lo posizioni? Bella domanda. Allora, abbiamo pensato ovviamente di farlo nel salotto. Infatti siamo nel salotto. E penso proprio che andrà in quell'angolo dove c'è tutta la mia postazione per TikTok. Quindi a questo punto direi che possiamo Spostare tutto. spostare tutto. Devo dirti una cosa, io non faccio l'albero da almeno 15 anni. Da Hai quando? capito? Sì, perché per motivi di famiglia non l'ho più fatto e oggi sono contentissima di portare un pochettino di ambiente natalizio a casuccia Ma nuova. sai che anch'io non lo faccio da un po'. Direi che in questo periodo ci vuole un pochettino di spirito natalizio, come vi ho sempre Dai, detto. non vedo l'ora, non vedo l'ora. Iniziamo Intanto subito, tipo paura di spostiamo. farlo. Ah, devi spostare tutto Eh quello? sì. Mamma mia, guardate Andrea quanto è attivo a spostare Guarda quanto è tutto. attivo, guarda. io non farò niente, Aiuto. cioè, che hai fatto? Questo anche lo Attenzione. spostiamo. Ah, ma quello è Dyson, stai spostando Dyson? E Sì, senza fare ora dove lo danni. Non mettiamo? lo so, intanto lo metto qua. Cioè, sposteremo il mondo e adesso è arrivato il momento di aprire il paccone gigantesco dell'alberone di Natale. Eccolo qui, il nostro Andrea. Ta-da-da, Ah, ma Gennarino! c'è il nostro Sì, Gennarino Gennarino. che sta invecchiando un pochettino, Lo so, vabbè, ha un pochettino di ruggine, dai. valla a capire. Ma facciamo Allora, vedere una intanto cosa. facciamo vedere l'albero qui di lato, sarà esattamente così. Speriamo. Più che Allora, altro. l'abbiamo preso su Amazon. Sì, magari lasciamo il link in descrizione con il link. Bravissimo, il link in descrizione con il link. Esatto. Hai detto praticamente la stessa cosa, però Va vabbè. bene, va bene. Io più che altro spero che sia come l'immagine. E se poi è una ciofeca e se poi è una patacca? Non lo so, No, no, Amazon vende intanto. sempre delle cose ottime, ragazzi, veramente. Ma non è che è già montato? Sì, ti piacerebbe 2,10 m montato lì, ma che stai a dire? E cincompel, 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 the way. Già sei in mood Sì, natalizio. ragazzi, quest'anno ci vuole un pochettino di Natale, perché E sennò questo, vabbè. Ma no, ragazzi, ma è per di... Ovviamente è finto, cioè non è che ovviamente prendiamo un albero Incredibile, ma è vero. verde. Sì, è verde, ma lo so, perché abbiamo scelto quello verde e non quello bianco, perché volevo proprio l'albero di Natale. Attenzione, qua ci sono tutti i pezzi. Questo è un bel ramone. Mamma mia, ma questo è solo un ramo? Ed è più grande della tua testa? Guarda. Oh mamma mia! E tutti i pezzi dove li Niente, mettiamo? ora gli usciamo e vediamo come sistemare la situazione. Allora, stiamo uscendo nel frattempo tutti i vari rami. Ci siamo accorti che ci sono dei colori nei vari rami, tipo c'è l'azzurro, c'è il giallo, c'è il nero. Questi colori a cosa corrisponderanno? Non lo so, mi auguro che sia tipo per distinguere la lunghezza da un ramo e Ma dall'altro. le Ho trovato le istruzioni? istruzioni, ma sono in bianco e nero. Ora, quindi non so i colori a cosa servono, però cioè, dobbiamo stare un pochettino attenti noi a mettere le grandezze, a meno che non ci siano altre istruzioni lì dentro. Ma Ma scusa. siccome è tipo, non lo so, Narnia qua dentro, Ma scusa, mettono i vediamo. colori e poi le istruzioni in bianco e nero. Vabbè, capiscili. Boh, vedremo. Intanto sto uscendo ancora E rami. adesso? Non lo so, usciamo i rami. Che fai? Non entra, cioè non so dove vada messa questa cosa. Comunque stavo notando che i colori ci sono e ci sono Ah, qui nel ecco. coso portante principale centrale. C'è il fucsia, il rosso, il Perfetto. giallo, il grigio, il nero, il verde e il viola. Quindi se questi colori corrispondono ai rami, forse abbiamo la possibilità di montarlo Quindi i rami bene. dei vari colori corrispondono ai vari colori del tubo centrale. Penso, me lo auguro, Speriamo, speriamo. vediamo.
E qui nello scatolo è rimasto l'ultimo pezzo, che sarebbe la base. Vediamo. Ah, io già mi stavo preoccupando, ho detto: ma la base esiste o non esiste? Esiste, esiste. La base sarà la cosa più forse facile da montare. Ma vi dobbiamo dire una cosa: fateci sapere giù nei commenti se volete poi un video. Intanto lo dobbiamo montare, dove noi poi andiamo a decorare l'albero, perché arriverà anche il sottoalbero e tutto. Perché oggi andremo intanto soltanto a montare. E già sarà un video che durerà un'eternità. Allora, questa è la base e dovrebbe montarsi, penso, così. Sì, qua tipo abbiamo, a stella. Abbiamo i tre perni da incastrare qui. Oh, ok. Speriamo di farcela, perché poi dobbiamo decorarlo. Ma assolutamente, speriamo di farcela entro un giorno, però. Perché dai! Se no, tipo, possiamo stare qui fino al 2021. Ce la troviamo già pronto per il prossimo anno, praticamente. Vai, allora qua penso di stare per finire. Ok. E così possiamo cominciare a montare tutto il tronco dell'albero. Ah, ma quindi queste cose vanno qui dentro, sei sicuro? Non è che devono andare a bloccare qualcosa che va inserito dentro, signorino? Non lo so. Sì, perché così non ha senso. Cioè, ragazzi, spiegate ad Andrea il senso di mettere i perni per non tenere nulla. Vabbè, intanto... No, mi sa che lo monto io ora. Basta, ora lo monto io. Mi fidavo di te. Mi fidavo di te. E invece lo devo montare io. Intanto vanno inseriti. No, vabbè, ragazzi. Cioè, poi vediamo. Poi va bene, ma siamo messi benissimo. Ed eccole qua le mitiche istruzioni che non stiamo capendo. Perché dice che qui dobbiamo inserire prima a 3, poi a 2. Ma noi ce li abbiamo da... A 5 e a 3. E mo... E quindi? E mo che si fa? Boh, allora metti prima quello grande e poi quello piccolo. Vabbè, è una soluzione, la troviamo. Ah, sì, perché la parte vuota, questa sì, qua. Sì, quella che non riuscivo prima a entrare io. È la punta. Ah, bravo Andrea, una cosa giusta l'ha fatta. Dai, dai, allora, dai. Sei bravo, sei dai, bravo. Dai, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Perché stiamo ridendo? Perché Andrea penso che ha di nuovo sbagliato. Dove va quel coso senza pelo lungo? Dove va? Dimmelo dove va quel coso lungo. Forse di sotto. Perché? Perché? Che ne so io. Perché ti incastra qui nei cosi. Non è possibile, ragazzi. Cioè, guardate qui come siamo combinati nel salotto. E ancora non abbiamo concluso niente. Forse si incastra così. Ah, e si blocca. Può darsi. Ma che ne so, aiuto. No, no vabbè ragazzi. L'ho detto. Che bello quest'albero. Mi sono fatta malissimo. Giusto. È giusto? Sì. Abbiamo trovato il modo? Sì, sì. Perfetto, ok. Una parte è messa. Ma qui già vedo qualche passo avanti. Ma è corto. Come è corto? Beh, deve essere fino a là sopra. Appunto. E quindi? E quindi manca qualche pezzo o no? Come manca qualche pezzo? Ci siamo persi pezzo? Qualcosa? Non è possibile che manca qualche Ci pezzo. Ci sarà un altro tubo? Cioè, no, i tubi erano due. Eccolo! Ecco perché era quadrato! Perché va inserito lì dentro! Ora ci siamo. Ok, ma infatti diciamo non doveva essere 2 metri e passa? Eccolo qua. Ragazzi, ora io lo lascerei così l'albero. Che... Ma è più alto di te! Vabbè che non ci voleva molto per essere più alto di Andrea, però... Ragazzi, ok. Che stai facendo, scusa? Lo sto togliendo. Ma perché lo stai levando se l'abbiamo appena messo? È perché l'ho messo alla fine. Ma c'era nelle istruzioni. Vabbè, ragazzi, noi al solito le istruzioni le prendiamo e le facciamo volare come le LOL Surprise. Ma va bene, ciao. Adesso bisogna incastrare tutti i rami. Bene, buona fortuna. Grazie. Ovviamente, mentre montavamo l'albero, che cosa è successo? Sono arrivati i pacchi, ma sono arrivate delle cose veramente pucciosissime, ovvero i nuovissimi Nenuco! La collezione di Natale, Nenuco maschietto che fa la pipì, ma guardate che carino col pisellin che fa la pipì! Ma è bellissimo! È troppo carino, il maschietto mi mancava, devo dire.
E poi, guardate che carina, il primo giorno di scuola della nostra patatina patatona. E ci sono praticamente tutto, cioè, ma poi lei con le codine, il suo zainetto, le cose da mettere dentro lo zainetto, è pronta per il primo giorno d'asilo. Devo dire che in eunuco, sono sempre in eunuco. Ora io dico, ma questo spazio vuoto, questo buco, cos'è? Ho sbagliato. Ah, hai sbagliato. Cioè, questi qua li devo mettere qua. Solo che ho sbagliato e adesso li sto sistemando, non ti preoccupare. Li sistemo, questo buco verrà coperto perché in effetti non ci doveva essere questo buco. Io ti do i pezzi giusti, ma tu li senti, metti. Sta parlando quello che c'è stato mezz'ora per capire come iniziare il tutto. Non è vero, non esageriamo, ora io risolvo tutto. Ecco, te, ciapa lì, fatto. E ora, ah no, ce n'è uno, ma per, cioè, non lo vedevo, però c'era un buco, in effetti lo dovevo coprire. E poi il giallo va messo qui, ok, va bene. E poi alla fine ci vanno quelli rossi. Ah, ecco cosa ci vanno. Che erano ancora qua a terra. E dicevo, ma questi dove si metteranno? No, vabbè, vedi, sistemato, tutto è risolto, tutto fatto. Poi è facilissimo comunque da montare quest'albero, Cioè, è veramente l'albero più facile del mondo da montare. Se io beccassi il buco, però... e non lo trovo, e dove sta il buco, eccolo qui. Okay. È molto facile comunque da montare, ragazzi, è bellissimo. Non vedo l'ora di aprirlo tutto. Ok, andiamo a dove mettere vai? la punta. Ma no, la punta si mette dopo questa, e prima si deve aprire, o è uguale, non lo so. Boh, metti la punta, dai, la metto. Sì, la soddisfazione di mettere la punta, forza. 3, 2, 1. Olè. Olè. Sì, no, direi che può stare. Sembra tipo il Grinch, ragazzi. Ce l'avete presente? Guardate la faccia del Grinch, che è va tipo così e poi è bellissimo. E anche in realtà è stato pensato il Grinch come la punta dell'albero. È bellissimo, ma in realtà è anche stranissimo, perché sotto è così aperto ma un po' spoglio, e di sopra c'è la punta a Grinch. Vabbè, ora passeremo, penso, le ore ad aprirlo, e appena lo apriremo sarà spettacolare. Ta-da! Allora, manca ancora l'ultimo pezzo da aprire, ma guardate qua che gigantesco, tutto aperto, è meraviglioso. Ci siamo quasi. Adesso manca praticamente soltanto da qui a qui andare ad aprire, sistemare, e poi vediamo il risultato finale. Ed eccoci qui, ci siamo quasi. Andrea sta per finire il tutto, ma guardate, manca, che bello. Ma ragazzi, è veramente grande. Ma io sto pensando, quando poi metteremo poi il puntale là sopra, ma arriverà al tetto, è gigantesco, è anche molto più alto della nostra parete attrezzata. Diventerà persino più alto di me. Vabbè, diventare più alto di noi non è che ci vuole così tanta cosa, perché noi siamo abbastanza. Guardate che bella nostra parete attrezzata, ma guarda, non c'entra niente con l'albero, però... Ciao! È bellissimissimo! Ed eccolo qui, è finito! Ma è bellissimo, poi a parte che è molto pieno di rami, di foglie, è bellissimo. Bellissimissimo. Poi arriverà anche il sotto. Ovviamente adesso lo sposteremo più nell'angolo, puliremo qui soprattutto, e arriverà il sotto. E poi già qui abbiamo le luci, 400 luci, più qualche decorazione, il puntale a forma di stella e le palle, perché l'albero senza palle non è un albero. Quindi io direi che è troppo top. E dal nostro albero è tutto! Ta-da! Sono contenta, sono veramente contenta. Pure io non vedevo l'ora di farlo. Ancora lo dobbiamo decorare, però vederlo già mi mette un pochettino più di pace mentale e felicità. Quindi adesso durerà un po' quest'albero, cioè siamo a novembre. Sì, siamo quasi a fine novembre, sì. E il bello secondo me è anche questo, godersi la prova di Natale, non montarla all'ultimo per poi toglierlo dopo 10 giorni, no. E io non vedo già l'ora di mettere tutte le decorazioni, le luci, anzi fateci sapere se volete vedere il video dove lo decoriamo. Assolutamente, e niente, vi mandiamo un grandissimo bacio, super mega, iper puccioso, vi vogliamo bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, unicorni. Ciao, ciao.